Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, siamo tornati su Super Smash Bros. Brawl. Bene ragazzi, ci siamo lasciati che abbiamo fatto questi due livelli alla quale abbiamo di nuovo salvato tutti i personaggi e oggi facciamo il grande labirinto. Ok ragazzi, in che cosa consiste questo il grande labirinto? Allora, se voi cliccate più, notate che c'è questo pallino lì, è dove noi adesso ci troviamo. Ovviamente ci sarà una mappa dove si vedrà tutto il grande labirinto, ma per il momento non c'è niente da vedere. Allora, il nostro scopo del grande labirinto è quello di passare su tutte le porte che hanno quel baio coso nero. Noi, se entriamo, dobbiamo affrontare o un boss che vabbè. Come primo abbiamo a che fare con il Pupino Piranha. Mentre. Oppure all'interno ci sono i personaggi, quelli falsi, che poi li vedremo fra poco. Sì, quindi dovremmo battere in questa zona tutti i boss e tutti i personaggi di sto gioco. Quindi ragazzi, è per questo che ci vorrà un bel po' per finire questo grande labirinto. Vabbè, il Pupino Piranha l'avevo affrontato nella prima parte e vi ricordo che per sconfiggere il Pupino soltanto che sconfiggere c'è una gabbia. Allora, quella io sto facendo a random, per dire la verità, quindi. E già con basso sto facendo cagare, è grandioso. Ho sbagliato la gabbia, devo prendere quella gabbia. Ma vabbè, ma di compenso abbiamo sconfitto il primo boss. E adesso ci sono queste due porte. Allora, questa porta qui serve per andare nel punto checkpoint. Checkpoint, per così dire. Appunto serve per ritornare al punto di prima. Mentre, vabbè, quella porta lì serve per andare avanti in questo grande labirinto. Infatti, guardate che adesso la mappa si è espansa. E sopra notate che ci sono due puntini verdi. Questi puntini verdi sarebbero appunto le porte, alla quale è meglio entrare in tutte le porte per vedere se troviamo boss o personaggi da affrontare. Vabbè, ecco, se noi. Infatti qua c'è una porta nera, quindi dobbiamo affrontare un personaggio. Sì, il primo personaggio da affrontare è Pete, alla quale, vabbè, il personaggio che dovremmo affrontare ci sono in base alla zona in cui ci troviamo adesso. Ovvero, siccome adesso siamo nella zona delle nuvole, ovviamente qua abbiamo a che fare con Pete, perché diciamo che è da lì che abbiamo incontrato Pete. La prima volta che avevo incontrato lui eravamo appunto nel livello delle nuvole. Vabbè, non lo scopo è ammazzarlo, ma non vuole crepare però. Ma sono crepato io, fantastico. Ma adesso tocca a Wario ad usare per la prima volta. Sì, oh, cacchio, ma vieni qua. Ecco, ha ammazzato Pete. Vabbè, per di più era un Pete fasullo. Anche se sopra non credo che c'è una porta, ma. Almeno prendiamoci gli oggetti. Ok, presto. Magari scendi, Wario. Vabbè, comunque sia, per di qua ci siamo andati, per cui andiamo adesso si va a destra e facciamo prima con la moto. Wii, si riesco a guidare. Vabbè, qui ovviamente non affronto tutti questi nemici perché altrimenti qua ci impiegheremo 2 ore per affrontarli tutti. Ma crepatissimo. Almeno mi dai cibo, grazie. Dunque, adesso sopra e sotto. Dunque, andiamo prima di sopra. Uccidi, fantastico. Meglio di niente. Cacchio. Oh. Cioè, facciamo per arrivare sopra? Ok, una porta nera. Vediamo un po' chi dovremmo affrontare.
Link. Vabbè, Link non gioca niente con la zona della nuvola, ma questo significa che dopo molto probabilmente entreremo nella foresta, siccome è lì l'habitat dove avevo incontrato Link per la prima volta. E non vuole che fare però Link. Vai, vola via. Bussa via. Ok, aiuto, non ho che fare e sono morto. Me ne ho tocca Ganon Modoff. Ecco, e gli è bastato un calcio per sconfiggere il suo nemico, vabbè. Sì, perché Link e Ganon sono rivali. Allora, prima di proseguire per la foresta, voglio vedere che cosa c'è giù nell'altra porta. Dai, non mi va di affrontarti, dunque. Ma che conto che dobbiamo battere? Kirby. Sì, vabbè, anche se Peter l'abbiamo stato per la prima volta nello stadio, ma vabbè. Anche nella zona delle nuvole un po' ci sta. Ecco, è già ha fatto fuori Kirby in nemmeno poco tempo. E niente, non si va avanti. Quindi ritorniamo in quella parte di sopra. Dunque, qua ci sono un bel po' di porte, fantastico. Dunque. Ah, lì c'è il checkpoint, meglio. Almeno con i checkpoint possiamo salvare o scegliere altri personaggi. Vabbè, dunque. Ovviamente io farò a random, perché io sinceramente non saprei chi scegliere tra tutti questi personaggi, visto che io, a me vanno bene con tutti. Vabbè, tranne Olimar. Bene, qui se entro nella porta, se ve lo ricordate, entriamo in un'altra dimensione, per così dire. Perché appunto nella foresta abbiamo avuto a che fare con un livello simile a questo. Vabbè, volendo possiamo andare di qua, ma dunque, se noi andiamo in questa porta, vediamo che succede. Vabbè, ovviamente l'albero è chiuso. Qua ci sono blocchi troppo duri. Quindi dovremo andare nell'altra parte, nell'altra dimensione. Sì, infatti c'è una linea. Oh oh oh, ma cosa ridi, dai, ma crepa. Ecco, fatto, ammazzato. E qua dobbiamo di nuovo andare in quella dimensione e aprire quell'albero, a quanto pare. Boom. Di nuovo. Ce la fai a rompere? 3 hours later. Oh, accidenti. Cacchio, se no qua ci impieghiamo 3 ore. Ecco. Dunque, nell'altra dimensione c'era una porta nera, quindi dobbiamo andare per di là. Un secondo. Infatti c'è una porta. Dunque, sicuramente dobbiamo affrontare Yoshi. Infatti, perché una volta abbiamo incontrato Yoshi insieme a Link. E cacchio, mi ha già dato un calcio Yoshi. No, crepare. Ma tanto credo che crepo perché non ce la faccio. Non ridere troppo. Adesso arriva Lucario. Yoshi, ma crepa. Dai, però sei forte lì, Yoshi. Ma non con la mia mitica spada. Se lo scappa, entrala però. Kaboom! Ecco, ho fatto ammazzato anche Yoshi. Sì, il nostro scopo è ammazzare tutti i personaggi finti più i boss, quindi vabbè. Bene, siamo di nuovo ad un'altra parte della foresta. Io non mi morire.
Ecco, va, almeno hai rotto. Vediamoci l'oggetto. Bene, una bella. Una fila pistola. E io sono già morto, bene. Ma siamo tutti, c'è caro. Posso desistere. Ecco. Oh. Ecco fatto. Oh. Ecco, adesso vediamo un po' chi, chi dobbiamo affrontare. Di Kong, quindi molto probabilmente andremo in quella foresta dove abbiamo incontrato Diddy Kong e Diddy Kong. Se c'è diverso lui. Ecco, ci ha ammazzato Diddy Kong. Sì, alcuni personaggi li ho preso subito, mentre altri ci piango un bel po'. Beh, più o meno ci troviamo ad una specie di foresta. Questo, ragazzi, è un altro checkpoint alla quale... Sì, in alcuni checkpoint noi possiamo anche fare così, andare negli altri checkpoint. Infatti siamo di nuovo ritornati al punto di inizio. Invece se vogliamo far prima possiamo andare di qua e ciao. Almeno ci risparmiano tutta la fatica. Dunque, ci sono tre porte da aprire. Una in alto, una in basso a sinistra, mentre le altre due a destra, sia sopra che sotto. Dunque, partiamo da quella sotto a sinistra. Che lì è una porta che vi può esservi d'aiuto. Il perché stiamo facendo tutto questo casino. Ecco, abbiamo passato. Ho passato quel tizio. Non cadere. Vate Koopa crepa. No, non crepare, Mart. Ok. Dunque, vediamo che sotto c'è una freccia che ci porta in questa porta. Aspetta, adesso cosa c'è? C'è un'altra porta nera, dunque io direi da partire da questa e poi da quella di sotto. Donkey Kong, bene. No, non mi... Ma sì, mi ha ammazzato. Ecco fatto, ho ammazzato anche Donkey Kong. Sì, ecco ragazzi il perché stiamo facendo tutto casino. Vedete qua, ogni volta che battiamo un personaggio o boss, diciamo che spariscono. E il nostro scopo appunto è quello di far sparire tutti questi per poter entrare in quella porta, perché all'interno c'è Tabu che ci aspetta. Sì, sarà proprio lui il nostro boss finale da affrontare. Soltanto che prima dobbiamo sconfiggere tutti questi nemici. Dunque, di non personaggi, ma mi sa che ci spiegheremo un bel po' prima di incontrare un boss. Ecco, in poco tempo ho già portato anche Samus. Bene. Così facciamo anche prima. Dato che abbiamo battuto Samus, è logico il fatto che ci troviamo adesso dentro ad un laboratorio. Dato che abbiamo incontrato lì Samus. Bitch. Oh, cacchio, è rotto. Dunque, ci sono tre porte, io direi di partire da quello di destra, visto che sono più vicino là. Vabbè, molto probabilmente dovrò affrontare Pikachu. Vabbè, poi io vorrei andare sotto. Ecco.
Vabbè, o Rhydol o Pikachu, dobbiamo affrontare Pikachu uscito. No! E qui attenzione che io qua ho solo Ike, sì qua. Muoio faccio il game over, ma vabbè, ma tanto non succede niente se facciamo game over. Comunque si salvano, diciamo, i progressi che fate qui dentro. Adesso crap, fuck. Aiuto! No, volevi usare il tuono, ma invece no. Vabbè, ha affrontato Pikachu. Dunque, se dice una chiave, certo servirà per prendere qualcosa, quindi me la butto dietro. Anche se non mi ricordo cosa apre, ma vabbè. Va bene, qui dentro. Bene, di qua. Bene, un checkpoint. Almeno possiamo salvare, diciamo, progressi. Di nuovo Totissimo, prima di gigante. E dunque, adesso di là c'è un'altra porta. E anche qua, ragazzi, c'è questo fatto che dobbiamo attivare questi interruttori per poter aprire questa porta. Bene, adesso dobbiamo andare in giro a cercare gli altri due pulsanti. Boh. Crepa, ecco. Dunque, l'interruttore blu è sopra, ci serve una chiave. E di certo è lì messo alle casse. Ok, adesso attiviamo l'altro interruttore. Quella di verde. Aiuto. Dunque, dove cacchio è quella verde? Oh, cacchio, ce la fai? A salire. Ok, là sopra. E lì c'è una porta. Dunque. Va dai, facciamo sta porta, vediamo un po' che dobbiamo affrontare. Bene, Rob. Vabbè, un po' ha senso Rob, visto che questo è il suo habitat. Sì, questo è la lucetta di The Game Watch, che cosa c'entra mo con Rob, vabbè. Ah, boom, l'ho mancato. Abbiamo sconfitto anche Rob. Bene, adesso andiamo in quella porta lì. Ma io adesso che mi chiedo è, ma dove sono finiti Rob? Cioè, tutti Rob? Va bene che sono tutti morti per via di quell'esplosione della bomba, però qua sono ancora nemici, quindi se sono sopravvissuti loro, allora che Rob dovrebbero essere sopravvissuti, in teoria. Infatti me lo aspettavo che c'era Rhydon da affrontare. Vabbè, affrontiamo Rhydon e prima che chiudiamo l'episodio perché abbiamo fatto abbastanza, direi, per oggi. Aiuto. Ecco, cosa facciamo prima? Vieni qua, Rhydon, che ti devo ancora uccidere. Dunque, dove sei, Rhydon? Mancato. Ecco, dai, che lui sta a metà vita. E mi ha ucciso. Quindi ora tocca a Luigi. Wii!
gioca a pallone. Vabbè, dai, basta, gioca a pallone. Kaboom! Sconfitto da Luigi, fantastico. Il campione. Bene, adesso dove finiamo? Bene, siamo di nuovo in un'altra zona. Vabbè ragazzi, io direi di fermarci qua. Quindi ragazzi, spero che questa prima parte di questo grande labirinto vi sia piaciuto. Ci vediamo con la prossima parte dove continueremo questo livello. Quindi alla prossima ragazzi, ciao!